Grande Fratello VIP 2017 Cecilia eliminata, Daniele Bossari in finale, doppia eliminazione. Cecilia Rodriguez eliminata? Le anticipazioni dell'undicesima puntata del Grande Fratello VIP 2017 stuzzicano la curiosità di tutti i telespettatori visto che, ora che si avvicina sempre di più il giorno della finale, vogliono sapere chi dovrà abbandonare la casa. Lunedì 20 novembre, scopriremo chi sarà il prossimo eliminato e Cecilia potrebbe seguire a ruota suo fratello Jeremias. E dopo di loro chi dirà addio agli altri coinquilini? Probabilmente Ignazio Moser, attraverso lo stesso meccanismo che aveva messo a rischio la permanenza di Jeremias al GF VIP 2, poi il pubblico lo ha salvato con più del 60 di voti, Ignazio non potrebbe vivere la magica finale. Ci sono 10 concorrenti all'interno della casa del Grande Fratello VIP 2017. Con la presunta doppia eliminazione dell'undicesima puntata del 20 novembre, ne rimarrebbero in 8, 5 saranno molto probabilmente i finalisti e questo significa che ci saranno altre eliminazioni a sorpresa. Ma anche la proclamazione del secondo finalista, se dovesse essere il pubblico da casa a decidere, Daniele Bossari volerebbe direttamente alla finale. Proprio come è successo a Giulia De Lellis. Approfondisci, scopri tutti i segreti su Daniele Bossari. Giulia De Lellis e Andrea Damante si incontreranno? Le anticipazioni di lunedì 20 novembre 2017 del GF VIP 2 hanno come protagonista proprio la De Lellis, che è diventata la prima finalista, è stata in grado di sbaragliare la concorrenza, anche di battere Daniele Bossari al televoto, che sarà prossimamente un finalista. Ora che è una finalista, ultimo capitano, a Giulia spetterà un'altra bella sorpresa, il suo Andrea. Si è vista per pochissimi minuti dietro a un vetro, ma non ha avuto un incontro come si deve con lui. Ci sarà, lo sappiamo. Approfondisci, ecco cosa ancora non sai su Giulia De Lellis. Jeremias Rodriguez è uscito dal Grande Fratello VIP 2017. Questo significa che sarà invitato nei programmi di Barbara D'Urso, dove racconterà il suo percorso all'interno della casa, inevitabilmente dovrà chiarire quello che pensa di Luca Onestini, anche se ha detto che non vorrebbe più parlarne. Noi non ci crediamo per niente, ma anche cosa che è stato veramente con Aida Jespica. È stato inventato di sana pianta il bacio di Aida Jespica e Jeremias Rodriguez. La famosa showgirl ribadisce, ogni volta che si parla del suo rapporto speciale con Jere, che non c'è stato alcun tipo di effusione, che si è sempre ritenuta fidanzata all'interno della casa, e che lo considera un grande amico, il fratello di Belen, invece, si è preso una bella cotta e sarà dura a raffreddarsi. Continuerà a seguirla stando comodamente seduto a casa sua, senza l'ansia da televoto, e potrebbe chiarirsi con lei la prossima volta che la incontrerà. Se il fidanzato di Aida, Geppi Lama, lo dovesse ritenere opportuno. Queste sono state le nomination della decima puntata del Grande Fratello VIP 2017. Aida Jespica, Cristiano, Luca. Lorenzo Flaherty, Ignazio, Ivana. Raffaello Tonon, Ignazio, Cecilia. Luca Onestini, Cecilia, Aida. Cristiano Malgioglio, Ivana, Ignazio. Ignazio Moser, Raffaello, Cristiano. Ivana Marazzova, Cristiano, Lorenzo. Cecilia Rodriguez, Luca, Raffaello. Daniele Bossari, Ivana, Cecilia. Al televoto sono andati Cecilia Rodriguez, Cristiano Malgioglio, Ignazio Moser e Ivana Marazzova. Uno di loro uscirà ed è facile da capire chi potrebbe andare a casa, o Cecilia o Ignazio. La famiglia Rodriguez finalmente si riunirà? Queste anticipazioni dell'undicesima puntata del 19 novembre del GF VIP 2017 vi ricordano che potrebbe esserci una doppia eliminazione.
Magari Cecilia e Ignazio abbandoneranno la casa mano nella mano.